Gormiti! Sol ha bisogno di noi! Pronti all'attacco! Non è stato molto carino. Consegnaci il cuore del titano. I Solar, che sono i suoi legittimi custodi, è l'unico modo per mantenere l'ordine e l'equilibrio nell'universo. Sembra tutto così noioso. Ho un'idea migliore. Lascerò il compito di distruggere tutto al titano, mentre noi ce ne staremo seduti a goderci il caos. Noi abbiamo un'idea ancora migliore. Noi distruggeremo te. I Solark lo hanno circondato. Ah, ora non può scappare. Forza, guerrieri! Quei ragazzi sono fantastici. Eklos, non c'è motivo per cui questo scontro debba continuare ancora. Arrenditi. Credo tu abbia ragione. Forse è il momento di essere buoni e portare un po' di pace nell'universo. Riesci a immaginartelo? Siete proprio degli sciocchi! Non avete la minima idea di cosa vi aspetta, Solark! Non sarà in grado di risvegliare il titano finché il suo cuore non sarà completamente carico. Allora non vuoi proprio capire. Se questo può potenziare un titano, immagina cos'altro è capace di fare. Eklos, abusare dei poteri del cuore del titano può portare solo al caos e alla distruzione. Ed è proprio quello che voglio. Divertiamoci un po'. Fosse così devastante. Che hai intenzione di fare? Non te la caverai così! Infatti intendo cavarmela così! Ma cos'è stato? O è lo stomaco di Trek, oppure un mostro gigantesco! Gormiti!